Qui siamo tutti pronti. Che ne dite se prima prendiamo un buon caffè? Sì, dai, ci vuole proprio. Con il caffè Borbone la pausa ha più gusto. Il vero caffè espresso napoletano. Per riprendere il lavoro con più vigore, rispettando anche la natura. Sapevo che fosse buono, ma perché rispetta la natura? Perché la cialda Borbone è compostabile. Da un lato ci permette di ottenere un caffè di qualità e dall'altro ci permette di tutelare l'ambiente, essendo realizzata di soli materiali organici. Poi, una volta utilizzata, la butti via nell'umido. Forza ragazzi, fate presto, arrivano Anna e lo chef, tra poco andiamo in onda. Un attimo, facci godere appieno del caffè Borbone. Tieni, fai base anche tu. Beh, al caffè Borbone non si può dire mai di no. Caffè Borbone, e rispetti la natura. Questo appuntamento è offerto da 80 anni al vostro servizio, c'è la nostra passione. Despar, passione per i freschi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Vini di eccellenza delle cantine Paolo Leo, Salento in purezza. www.paololeo.it. Pasta integrale bio, Granoro, un'esperienza di benessere. Forte classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Fino al 31 ottobre, da Nuova Arredo, tasso zero vero. Da Nuova Arredo, ci sono sempre buoni motivi per sentirsi a casa. Patate Coppola. Mia cucina mi sento veramente a casa mia, tu un po' meno, caro Paolo Pace, vero? Sarà che questa altezza mi fa sentire ancora più basso. Allora chiamami Sua Altezza, prego. D'accordo, principessa. Non mi bacia le mani, niente, proprio una buona maniera non esiste più. E invece, nonostante tutto, le apparenze, noi abbiamo un grandissimo feeling, perché anche oggi siamo una specie di pandan, se vogliamo, perché l'oro ci sta bene col tuo colore sabbia. Vieni dal deserto, tu uomo del deserto. Per via della barba, dici? Sì. No, io dicevo veramente del tuo look. Gesù canta nel deserto. No. Mi riferivo naturalmente al tuo look. Infatti, lui ha tutti questi cupcake perché oggi ci proporrà infatti una ricetta di dolce, ma naturalmente solo in un secondo momento. Intanto preparate le vostre papille gustative, perché diamo gli ingredienti invece del nostro primo piatto. Filetto di maiale in agrodolce, dosi per due persone, 200 g di filetto di maiale, un mango, un'arancia, 100 ml di panna fresca, una noce di burro, 3 cucchiai di zucchero di canna, sale e pepe. Cosa stai facendo? Cosa stai cercando? Io ti vedo, mi posso distrarre un attimo che tu ti agiti nella mia cucina Nuova Arredo? Come ti permetti? Cosa hai preso? Lo schiacciatore della carne, sì, per abbattere un po' il filetto che è troppo alto. Sì, così lo riusciamo a cuocere anche al cuore, perché la carne di maiale la dobbiamo cuocere bene anche all'interno. Preferisci il cuore di maiale o il mio cuore? Mi metti in difficoltà. Ok, allora vado a prendere il burro, va che è meglio. Cambiamo argomento. Io intanto preparo i nostri filettini di maiale. Tu sai che io adoro il burro, da buona nordica noi cuciniamo molto pesante, io lo metto praticamente dappertutto, che dà sempre quel quid in più, quindi apprezzo molto la tua scelta del burro, anche se la scelta del l'olio burro non si batte, chiaramente, che è un l'olio è un extravergine prodotto d'oliva delle nostre terre è sicuramente imbattibile. E non solo delle nostre terre, diciamo, cioè pugliesi, l'olio un po' in tutta Italia è buono, perché lo lavoriamo in tutte le regioni ed è fantastico, cioè l'olio italiano è l'olio italiano. La scelta del burro per questa ricetta è perché ci darà sicuramente un risultato più cremoso con un legante maggiore. Di schiacciare la carne comunque? Con molta delicatezza, la carne va trattata davvero con molta delicatezza, perché altrimenti potremmo rompere le fibre, quindi dobbiamo lievemente soltanto schiacciarla. Mi vuoi aiutare?
Sempre, agli ordini. Una... no, qui è casa tua. Devo chiedere io il permesso a te. Una noce di burro nella padella di sinistra. Intanto l'abbiamo accesa. Dalle indicazioni stradali. Padella abbiamo... di sinistra. Ecco. Ok, abbiamo iniziato ogni cuoco a scaldarla. Alla sua tecnica. Un po' forte però direi, se no il burro poi si brucia subito e io prontamente lo tolgo dalla padella. Mica dobbiamo poi assaggiarle queste cose, mangiare, non sia mai che le roviniamo. Lo rimetto dentro. Tu? Una noce, ne avrei messo anche due, tre, quattro, cinque. Ok, appena si è sciolto tutto puoi adagiare se vuoi i filettini di maiale. Ricordiamo appunto che la carne bianca è una bella alternativa appunto alla carne rossa, perché comunque il filetto di maiale va ben cotto, ricordiamolo sempre, anche se in questo caso rimane roseo, perché poi essendo filetto chiaramente deve rimanere, però deve essere ingannevole il colore, perché deve essere cotto, raggiunga la sua giusta temperatura. Questo sempre cose in più da dire che non guastano mai. Allora, abbiamo detto, questo filetto di maiale lo facciamo in agrodolce con una crema fatta con una vellutata fatta con il nostro mango e un po' di panna fresca. Vuoi fare anche questo? Sì, volentieri. Okay. Io sono l'addetta al frullatore. Io intanto ci metto un pizzico molto di sale originale, e un po' di olio. La salsa agrodolce naturalmente richiama subito alle salse quelle più comuni che vengono dalla Cina, ma poi chi esportò in Europa la salsa agrodolce, quella vera pure, non furono i cinesi, ma pensa agli arabi, mentre loro la esportarono, cioè i cinesi in Nord America, questo lo sapevi? Poi ci sono vari modi di utilizzare la salsa agrodolce, questa è proprio di tua invenzione però, questa del mango, io sinceramente non l'ho mai provato, mi viene sempre in mente la salsa agrodolce rossa, invece no. Vado? Vai! Frullo, non devo aggiungere null'altro? Non devi aggiungere nient'altro. Sicuro di quello che stai dicendo? Sì, assolutamente. Allora vado! Ti è spento. Allora, andiamo, magari... Guardiamo la consistenza. È un po', vuoi un po' densa. Vuoi aiutarti, sì, con la spatola? Però abbiamo frullato praticamente quasi tutto il mango, manca ancora qualche pezzettino che io... Non è un grosso problema se rimangono dei pezzi, tanto ora lo andremo a passare con un colino. Allora è pronta, giustamente abbiamo qui a disposizione un altro strumento. E lo setaccio qua dentro, capo? Sì. Puoi aiutarti sempre con... Lo so, fino lì ci arrivo. Vado in punizione. Ah, bravo. Nel frattempo ho girato il nostro maialino. Meno male che te lo dici da solo, che non vorrei essere aggressiva nel mio modo di pormi, ma io scherzo naturalmente. Solo che non esce niente, fa pochissimo. Esce. Ora la allungheremo in padella con il nostro zucchero di canna e il succo d'arancia. Ok. Perché dobbiamo avere una crema Le salse agrodolce. Questa è sinceramente la prima volta, a parte che la faccio anche così, posso anche riproporla per i miei ospiti. Però posso assaggiarla? Certo. Assaggio qua, vediamo un po' com'è. Panna e mango, interessante, molto delicata per ora. Però sa molto di mango, dobbiamo dargli più carattere e lo daremo con l'arancio. Sì, spremo. Puoi metterci un po' di succo d'arancia, non tantissimo, perché l'altro ci servirà poi qui in padella. Solo la metà quindi? Sì. Metà di un'arancia, visto che ne utilizzeremo un'intera, poi lo utilizzeremo dopo. Ok. E qui andiamo a caramellare con il resto dell'arancia. Quello è un classico, direttamente un po' di zucchero di canna. Lo zucchero di canna nella padella, a cui aggiungiamo l'altra metà della nostra arancia. E quindi oggi ci proponi questo maiale in agrodolce, dopodiché un dolce. Quindi mi stai dicendo che la seconda ricetta, il dolce, non lo mangerai? Lo assaggerò per darti soddisfazione, non sia mai. E voilà. Ma se dovessi dire qual è il tuo piatto che ti viene meglio, cioè come hai conquistato tua moglie, con quale piatto, ecco? Diciamo proprio una domanda pertinente, visto che... Con l'anello. Come la vuoi conquistare una donna? No, ma scusa, cioè noi donne ci siamo lì che cerchiamo di far innamorare gli uomini attraverso magari un piatto, eccetera. Dici? E tu non l'hai preso per la gola, eh? Guarda, ci prendo io per la gola. No, devo terminare la ricetta. Nel vero senso della parola.
E quindi con l'anello, dai, un piatto, ci sarà un piatto che lei ama? A mia moglie piacciono molto le crepe che io preparo. Ah, quindi vedi sul dolce, come direbbe Vincenzo. No, parlo delle crepe salate. Ah, vedi, la crepe è subito istintivo. Sì, di solito si tende a pensare, esatto, al dolce. Allora, il maiale è quasi pronto, diciamo a un 80%. Lo adagiamo nella nostra... Ancora non hai utilizzato il sale, al caramello. Vedo. Tu sei molto parco con nell'utilizzazione del sale. Comunque sì, sempre a fine cottura, no? Perché comunque sprigionerebbe troppa acqua, se non sbaglio. No, ma in questo filetto di maiale un pizzico di sale, mentre tu preparavi il... Ah, l'hai messo? Mentre tu preparavi, sì, ho messo un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Allora ho detto una sciocchezza, l'hai messo però un pizzico di sale e anche di pepe, sì, prima. Sì, davvero poco. Ah, ok, allora l'ho sbagliato, però poco. Allora, quando vediamo che la salsa al caramello sì, tende quasi ad attaccarsi, quindi che crea queste bollicine un po' più grandi, vuol dire che si sta addensando a sufficienza, se si nota che tendono proprio a diventare di una dimensione sempre più ampia le bollicine. Vedi che tecnica, mi piace. Visivamente si vede. Tu sei un po' un pignolo, prima di iniziare addirittura ha pulito tutto il nostro piano di lavoro nuovo arredo, l'hai reso lucente, splendido, come se fosse nuovo, però effettivamente mi è così. Possiamo versare direttamente la salsa di mango e panna nella padella con lo zucchero di canna e i nostri filetti, però deve cuocere pochissimo, immagino, proprio sì, giusto per amalgamarsi, esatto, al volo, perché non si deve mai bruciare, sempre a temperatura bassa con poco fuoco, in questo caso con temperature inferiori, visto che abbiamo un altro tipo di fornelli, cioè i miei chiaramente, però sono a induzione. Ecco, adagiamo, stai facendo l'impiattamento, sì, quindi sì, è terminato il piatto. Velocissimo. Così come l'avete visto fare in diretta dal nostro Paolo Pace, così lo potete rifare a casa. Quindi è veloce e rapido ed è sicuramente un'alternativa diversa. Se dovessi abbinarci un contorno, che contorno consiglieresti? Sicuramente possiamo fare delle verdure al vapore per mantenere il purè, proprio... Io ci vedo bene il purè. Visto che siamo comunque andando verso la stagione invernale. Addirittura anche un letto di purè su cui andare ad adagiare il nostro... Adesso il sughetto, io lo vado a posizionare sui nostri filettini. L'abbiamo fatto restringere ancora un po' proprio per ottenere una crema. Secondo te questo è un piatto che si potrebbe proporre anche dei bambini, che è così delicato? Che i bambini amano i dolci, mangerebbero sempre solo dolci. Purtroppo siamo noi mamme che dobbiamo convincere a mangiare le verdure, a cercare di... diversificare la loro alimentazione. Che dici? Beh, forse i bambini, intesi proprio bambini un po' piccoli, la carne del maiale non è la più indicata. Vabbè, carne però, bianca, però avvicinarli con questa scusa dell'agrodolce, quindi del sapore caramellato, potrebbe essere interessante per loro. Tutto qui. Pronto? Pronto. Mamma mia, semplice e... buonissimo, sicuramente. Di sicuro impatto. E voilà. E allora prepariamoci. Al dolce, che se ne fanno veramente troppo pochi qui hanno i suoi fornelli. Quest'oggi Paolo Pace ce lo proporrà e adesso vi dico gli ingredienti. Cestini di fico d'India con mousse di cachi, 2 fichi d'India, 80 g di ricotta fresca, 1 caco, 1 cucchiaio di cereale cioccolato fondente, 1 lime e 8 foglie di menta. Ah, caro il mio Paolo Pace. Procediamo? Tutto bene, sempre là sotto, sì? Qui in Valpadana. Ormai sei la mia vittima. Qui in Valpadana, invece là sulle Alpi. Sono molto curiosa di vedere come tratti il caco, perché devo dire anche questo è un frutto che io non utilizzo per niente e lo mangio anche poco. Però tu l'hai già preparata la polpa. Sì, se sì, dovessimo mostrarla come pulire un caco, ce lo fai vedere? Così io lo mostro anche a me, così imparo una cosa in più. È abbastanza io semplice. Io sono qui per imparare, lo dico sempre, perché i maestri chef che invitiamo qua naturalmente sanno più di me. Chiaramente questi che sono, non è il cacomela, va pelato non con un coltello, perché... a differenza del cacomila, decisamente più morbido e più maturo. Possiamo anche iniziare da un punto in cui c'è la pellicina, mm-hmm, che per via della maturazione. Ti aiuto un pochino, giusto per curiosità, vediamo se la mia delicatezza è semplicemente lo peliamo. Per cercare di evitare, insomma, di togliere il meglio.
per tenere tutta la polpa. Certo, oppure altrimenti... Non essere abbastanza maturi, chiaramente, per... Sì, no, per poterli... Oppure altrimenti, guarda, se uno lo vuole mangiare direttamente... Questo qui era proprio cotto al punto giusto, tra virgolette, non sì. Cotto, chiaramente stiamo parlando di frutta fresca. A questo punto si può raccogliere internamente, aiutandoci con un coltello. Con grazie, scusa se te l'ho chiesto, perché no? È giusto, secondo me... far vedere anche queste cose, perché appunto il cacao non è super popolare, mentre il fico d'India lo è tantissimo. Adesso siamo usciti dall'estate, ne abbiamo mangiato tantissimo, la terra dei fichi d'India, principalmente la Sicilia, ma lo troviamo appunto anche qui in Puglia, in tanti paesi dove c'è il clima che si presta per sua maturazione. In Sicilia chiaramente il clima è ancora più caldo. Però a differenza di quello che uno possa pensare, il fico non è della famiglia del fico, quello più comune. No. Tutt'altro. E si chiama fico d'India, e però viene dal Messico. Lo sapevi questo? Avrà circumnavigato l'India prima di arrivare. Intanto tu vuoi cominciare a fare mentre io racconto.